allora cominciamo, grazie a tutti, a chi è qui al comitato e a chi ci segue in diretta. Io darei la parola subito, che mi sembra la cosa migliore, a Marco e Michele, che hanno fatto un primo lavoro sui risultati elettorali, di modo che ci fanno due brevi introduzioni e poi andiamo avanti. Marco prima e Michele dopo, che io ringrazio in anticipo perché già negli anni scorsi puntualmente, anche se non era più di moda, dopo ogni risultato elettorale sono messi lì assieme a Michele Caiazzo a farci puntuale analisi. Marco, buonasera a tutti, sono Marco Miglione, insieme al compagno di Milano abbiamo fatto questa prima analisi della elezione amministrativa 2021 nel Comune di Napoli. Il primo dato, quello più importante, pensiamo, è proprio quello sull'affluenza. E infatti senza dubbio vediamo dalla curva dell'affluenza in netto decadimento che il solo il 47,17% degli elettori di questa tornata elettorale si è arrivata alle urne. Vediamo appunto che il coefficiente angolare della retta delle comunali è veramente in discesa netta e si vede appunto dalla tabella degli ultimi 20 anni che dalle comunali 2001 alle comunali 2021 abbiamo perso circa il 21% degli elettori. Il dato è ancora più visibile nelle municipalità. Infatti vediamo che è soltanto a superare la soglia del 50% dell'affluenza sono le municipalità la prima e la quinta municipalità Chiari, Cosenza, San Ferdinando, Arena del Povero. Le altre municipalità stanno tutte al di sotto del 50%, in particolare vediamo che la sesta municipalità, con il centro di San Giovanni di Luccio, che è una toccaforte della sinistra, assume il dato più basso, quello del 42,27%. Andando avanti, ci siamo chiesti e abbiamo trovato, grazie all'agenzia ENG, il perché, magari una prima ipotesi, il perché gli elettori non si sono recati alle urne. Con il 53% vediamo che i partiti non hanno risposto negli ultimi anni alle esigenze degli elettori nella città. Il secondo dato pure importante è con il 39% che non c'erano candidati all'altezza. La prossima slide andiamo a capire come si è divisa la torta all'interno della campagna, all'interno delle elezioni. I voti al candidato sindaco, vediamo come ben sappiamo, Manfredi ha vinto con il 62,88%, a seguire Maresca con il 21,88%, Bassolino con l'8,20%. Tutti i resti sono al di sotto dell'8%. In questa slide riusciamo a capire bene da dove sono venuti i voti alle liste di Manfredi e di Maresca e Bassolino. Infatti vediamo che dal 2018 al 2019, cioè dalle politiche del 2018 alle europee del 2019, i voti sono andati al Movimento 5 Stelle, la maggioranza, quasi il 50% si sono astenuti. Sappiamo che le europee in generale sono delle elezioni dove poca gente va a votare. Mentre il dato importante è che queste persone che vediamo qui non si sono ritrovate nelle comunali, infatti soltanto circa il 20% degli astenuti è poi andato a votare. Gli astenuti si ritrovano nelle liste di Manfredi, di Bassolino e quasi per un pochissimo in quella di Maresca in percentuale. I flussi di voto si sono avuti dal 2019 al 2021 nel PD, dal PD verso la maggioranza nelle liste di Manfredi, però l'elettorato di sinistra si è riversato anche per un 10-15% anche nelle liste di Bassolino, mentre il dato importante è che le forze di destra, a discapito anche di quello che si era detto pre-campagna elettorale, le forze di destra sono andate dalle liste appunto del PD, del PDL, Forza Italia e dalla Lega nelle liste di Manfredi e il resto è andato nelle liste di Maresca. Abbiamo dato il mercato.
Silico ancora ha una forte base elettorale, ma anche a Solino la vediamo nei quartieri di Chiaiano, nei quartieri di San Giuseppe, comunque